Il Master in giornalismo ha ospitato Isabella Conti, candidata alle primarie del centro-sinistra per la corsa Palazzo d'Accursio. Moltissimi temi trattati, a partire ovviamente dalla politica. Sentiamo cosa ha detto a riguardo del suo avversario Matteo Lepore e di Massimo Bugani, esponente del Movimento 5 Stelle. Mi ci portò Lepore a Milano ad ascoltare Renzi e mi ricordo questa scena straziante in cui tutti entusiasti. Mi ricordo che Lepore mi disse: quando finì di parlare Renzi, tornò a parlare qualcun altro, disse: ecco, adesso torna il grigiume. Quindi adesso si è spenta la luce un'altra volta. Quindi era un grande fan a un certo punto. Tant'è che io dissi: boh, oddio, sì, ha una verve diversa. E mi ricordo questa cosa che mi colpì moltissimo e che io disapprovai con tutta me stessa. Quando finì di parlare Renzi, intervenne subito dopo Cuperlo. Si alzarono tutti e lasciarono la sala vuota. Bugani non si siede al tavolo della coalizione, perché i 5 Stelle non si siedono al tavolo della coalizione, non si siedono al tavolo delle primarie, ma dicono che se vince Lepore stanno in coalizione, ma io non li voglio a questo punto. Ma Bugani ha detto delle cose selvagge. Selvagge! Abbiamo parlato anche di musica, che è una sua grande passione. Io mi ricordo la scena musicale di Bologna dagli anni 50-60 fino agli anni 90. C'era ancora una produzione, ma anche su generi lontanissimi da qualcuno di voi, ma sull'hip hop e su alcuni tipi di generi musicali, qui negli anni 90 c'era un gran fermento. Noi siamo la città della musica per l'UNESCO. Uno viene qui e dice: beh, dove la trovo la musica? C'è un luogo. Siccome noi siamo in una possibile fase di ripresa così, di ricostruzione, noi non possiamo perdere l'occasione di far tornare i nostri giovani a sognare, a desiderare, a produrre e a trovare il senso e il gusto della vita nelle piccole cose, che poi insomma sono quelle che ci rendono uomini e donne, umani. E per finire abbiamo parlato del rapporto tra la città di Bologna e l'Ateneo. Io ho incontrato Bertini 2 anni fa, prima della pandemia, il rettore. Mi ha espresso il grande problema del fatto che tanti studenti che potrebbero venire a Bologna, che avrebbero diritto ad avere anche un posto nel quale stare, alla fine devono rinunciare all'università, migliaia ogni anno. E quindi avevamo pensato di avviare il percorso per fare uno studentato a San Lazzaro, vicino all'SFM, nella stazione ferroviaria metropolitana, così in 7 minuti, senza dover prendere macchine, eccetera. Erano in centro Bologna. Noi dobbiamo tornare ad essere una città molto attrattiva per gli studenti e dobbiamo essere una città che rivendica il diritto allo studio attraverso gli studentati pubblici. E quindi il vero accesso alla formazione di qualità.